Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Sono tornata con un nuovo video, finalmente dopo un periodo di assenza, e torno con un video haul shopping. Vi voglio far vedere tutti gli acquisti che ho fatto quest'estate, quindi tutti gli acquisti fatti con i saldi. Gli ultimi recenti sono proprio di ieri. Allora io inizierei proprio con queste orecchiette che ho in testa, che trovo simpatiche appunto da mettere nel video. Anche per magari quando ci si trucca, mettere un cerchietto che tira indietro i capelli, ecco, è carino, è simpatico. Adesso vi faccio vedere il resto delle cose. Allora iniziamo con degli acquisti che ho fatto in libreria, alla Feltrinelli e alla Gilda dei Narratori. Ho preso ben 4 libri. Allora, quello che è già iniziato e che sto per finire è questo, Ichiko Ichi, l'arte di rendere ogni momento unico. Ve lo consiglio tantissimo, a me sta piacendo tantissimo, penso che lo rileggerò anche una seconda volta. Qui, come piccola descrizione, posso dirvi: un carpe diem giapponese per imparare ad assaporare e vivere con pienezza ogni istante. A me piace tantissimo, ve lo consiglio. Cerco di non prolungarmi tanto con ogni singolo acquisto, perché sennò questo video dura un'ora e non è il caso. Anche perché magari c'è qualcuno che lo guarda per non mi voglia annoiare così tanto. Poi questo, che ancora devo leggerlo, ed è Il potere dell'intuizione, a seconda la forza della tua voce interiore, che spesso non ascoltiamo. Questo è anche un altro libro che mi interessava. Poi ho preso un altro libro di psicologia, perché amo molto la psicologia e non l'ho studiata all'università, ho fatto economia, ho fatto tutt'altro, però comunque è un settore che mi ha sempre appassionato tantissimo. E poi questo, che mi servirà molto per il mio lavoro, 50 segreti della scienza della persuasione. Se siete interessati anche a questa tipologia di video, magari ve ne parlo in dettaglio, ecco, dopo che li avrò letti vi faccio qualche recensione. Io amo leggere ed era tantissimo che non compravo libri nuovi, e soprattutto fare appunto una spesa grande tutta all'improvviso, però ne avevo voglia e già ho finito il primo, quindi penso che da qui a un mese forse li finirò tutti, veramente. Vi farò sapere se siete curiose. Bando alle ciance. Adesso vi faccio vedere invece degli acquisti che ho fatto da H&M. Allora, H&M, H&M, vabbè, avete capito. Allora, ho preso questo foulard fantastico, mi piace un sacco la fantasia, molto molto bello, che si può utilizzare sia sui capelli, ovviamente, ecco, non in questa condizione, non così. Ancora devo provarlo, oppure come semplice foulard al collo. A me piace un sacco, appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio, lo devo prendere. Poi invece sempre lì ho preso questa giacchetta in cotone. Si avvicina settembre, sta finendo l'estate, io sono contenta, cioè ok, è bella l'estate, è bello il caldo, il mare, la piscina e tutto, però diciamo che io sono un amante più dell'autunno, dell'inverno, non tanto dell'estate, non so, in passato ero più amante dell'estate, però ultimamente mi piace più quel periodo in cui c'è proprio quel freddino, freschetto, che si possono mettere queste bellissime giacchette, ecco. Sono più amante dell'autunno, quindi per chi ama l'estate, perdonatemi, però io sono più per l'autunno. Allora, quindi ho preso questa giacchetta a 5 euro in sconto, 4,99, molto carina, rosa, solo che il colore da qui non rende, sembra molto più chiaro dalla luce, però è un rosa un po' più scuro di quello che si vede qui. E niente, ho preso questa. Poi da H&M mi sembra basta. Vi faccio vedere un acquisto invece grande che ho fatto, che mi piace un sacco, e vi racconto anche la storia. Ieri vado alla cassa con una borsa, che adesso vi faccio vedere, che mi piace un sacco. Adesso vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Eccola qui. Vediamo se riesco a inquadrarla in qualche modo. Devo perfezionare con la postazione video, non sono molto attrezzata, mi attrezzerò. Perché appunto, se no devo per niente allontanarmi e far vedere la borsa. Ecco, vabbè, l'avete vista, ecco, molto grande, molto molto bella, color cuoio, molto molto bella. Faccio vedere anche l'interno. E questa l'ho presa da OVS, l'ho presa, allora, era 19,99. Avevo visto che la versione nera, sì, infatti 19,99, solo che avevo visto che la versione nera era scontata a 15 euro. Allora vado alla cassa per pagare, perché ho detto vabbè, la prendo lo stesso quanto costa.
Anche se non viene 15 la prendo lo stesso a 20. Ho detto alla commessa, anche questa passa a 15, perché ho visto che non c'è il cartellino dello sconto. Ha detto no, veramente viene 10. E io, oh, ancora meglio, perfetto. E allora ho detto vabbè, la prendo. Cioè, l'avrei presa a 20, ovviamente 10 proprio l'ho amata, perché è veramente una borsa bellissima, secondo me è presa a pochissimo, davvero. Guardate l'interno anche, che bello. Allora, io sono piena di borse, lo sapete, questa penso diventerà la mia borsa del periodo, perché la borsa da giorno perfetta, un colore neutro, un colore che sta con tutto. Ok, va bene, vado avanti, io mi soffermo più perché vabbè, vado avanti comunque, questa borsa. Ha questo preferito. Fatemi sapere poi ovviamente alla fine del video, nei commenti, qual è il vostro, cioè qual è il mio acquisto vostro preferito. Ci siamo capiti, vabbè, avete capito. Poi ho preso questa spazzola, sciogli nodi, che avevo visto su internet. Sul sito Douglas, sul sito Sephora, sul sito Amazon, comunque. Solo che costava oltre 20 euro, onestamente, per una spazzola 20 euro. Non lo so ancora, non sono... cioè, la mia idea di spazzola, ok? È una spazzola sciogli nodi, però comunque ce ne sono tante molto più economiche, appunto... si può risparmiare per una spazzola, anche perché sono piena di spazzole, mi piace avere tante spazzole diverse, soprattutto personalizzate, però appunto avevo voglia di una spazzola di questo tipo, sciogli nodi con il manico, perché ne ho una, però è senza manico, e questa qui è ottima quando si lavano i capelli, per spazzolarli e non, diciamo, non spezzarli, è fantastica, ma anche per togliere piccoli nodi, io la adoro questa spazzola. Già mi sono innamorata di questa spazzola, è in silicone, fantastica, dove l'ho presa? Dal cinese a 3,70 euro. Gli acquisti economici, però fatti bene, perché veramente li vale, cioè è identica a quella che avevo visto su Amazon, che però ne costava 15, quindi ottimo acquisto. Poi ho preso sempre dei cinesi questo pennellino per le maschere viso in silicone. L'avevo viste su Shein, l'avevo viste... ovunque, un po' anche su TikTok, su YouTube, ovunque, tutti hanno questa spazzolina per il viso, per le maschere. La volevo pure io, un euro, l'ho presa anche io. Poi, anche perché dicono che è più comoda per applicare le maschere, di solito utilizzavo un pennello da trucco piatto. Poi ho preso questi elastici, che io uso solo questi elastici morbidi per i capelli, se non mi tira tutto. Non utilizzo più quelli classici da tempo, e quindi ho preso questi qui, che però sono più piccoli, quelli a molla. 3 mi sembra che li ho presi un euro. Poi ho preso da Wygon un pennellino che avevo visto già tempo fa, però non l'avevo preso. Poi l'ho preso, ieri mi è ispirato, l'ho preso. Allora, io sono piena di pennelli, trucchi e tutto quanto, però io quando vedo qualcosa di diverso che magari non ho o che potrebbe servirmi, vado e lo prendo. Allora, ho preso questo pennellino a spazzolina che è per applicare i correttori. Quindi si va poi, si va a mettere il prodotto ad esempio su un'imperfezione e poi si va a sfumare con questo pennellino. Ancora devo provarlo perché lo devo lavare e poi lo proverò. Poi magari in qualche video lo proviamo insieme, vi faccio vedere come si applica, se funziona e se ho fatto un acquisto valido. Poi voglio farvi vedere degli acquisti Yves Rocher, che in realtà non sono tanto acquisti ma sono più che altro regali, perché li ho presi con il guadagno del mio ordine. E ho preso queste acque profumate che sono acquistabili soltanto in Francia e all'estero. In Italia non erano vendibili fino a qualche giorno fa, poi hanno fatto un volantino e anche noi li abbiamo avuto di acquistare, quindi ho fatto anche un po' scorta perché sono fantastiche. Queste al lampone e menta viperita, io adoro queste acque profumate, le tengo sempre in borsa per rinfrescarmi, per profumarmi, cioè io le adoro. E ho preso anche quella pesca, che anche questa è fantastica. Noi abbiamo cocco, vaniglia e mango in listino da sempre, solo che queste qua appunto erano in edizione limitata e quindi non sono più neanche più acquistabili, però comunque per chi va all'estero può prenderle o fare scorta da me, perché ne ho prese un po' di più, quindi se magari qualcuno è vicino a me e volesse provarla, fatemi sapere perché ne ho un po'. E poi ho preso anche questo mascara volume Vertige
blu, ma ancora lo devo aprire, lo devo provare, perché io già conosco il mascara, quello nero così, volume, ed è fantastico. Quindi lo proverò anche nella colorazione blu, che è il colore dell'anno, il blu. Ho preso. Allora, diciamo che io di solito non acquisto molti trucchi quando vado a fare shopping, perché essendo che la mia azienda di crochet, l'azienda per cui lavoro, mi regala tantissimi prodotti ogni mese, diciamo che sono un po' piena di tutti i prodotti, solo che ogni tanto ho voglia di provare qualcosina di nuovo, qualcosa di diverso, soprattutto quando i packaging mi attirano, io sono chiamata a comprare. Allora sono entrata da Kiko, non compravo da Kiko veramente da tanti anni, e ho trovato questo blush, cioè io mi sono innamorata del packaging a prescindere già da subito, però l'ho visto, molto carino. Questo qua era della versione, se non sbaglio, Tuscan Sunshine, un'edizione vecchia che avevano fatto ed era in sconto. Eccolo qui, guardate che bello, mi piace tantissimo, un blush pescato con un po' di illuminante mixato, è questo qui, vediamo questo effetto qui. Ok, io che l'ho mixato anche con l'illuminante di crochet, quindi ecco un mix del mix ho fatto, però veramente molto carino. Poi il packaging rosa, che ve lo dico a fare, ormai l'avete capito che quali colori mi piacciono, cioè io rosa, verde, no, il verde non si nota, no. A parte che sto perfezionando appunto la postazione video, perché devo cercare appunto di farla più carina, ecco, e ho fatto ho messo questi due prodottini, che praticamente sono il balsamo riparatore botanico per i capelli, che è uscito proprio da pochissimo, dà nell'occhio. Se volete sapere di più su questo prodotto, ve lo farò sapere. A parte gli scherzi, questo prodotto è un prodotto che io sto amando tantissimo per i capelli, li rende molto morbidi, è un prodotto multiuso, perché si può utilizzare il giorno, la notte, per riparare i capelli quando magari appunto sono un po', vanno un po' per il loro verso. È un prodotto multiuso. Se volete vi faccio un video proprio sui prodotti capelli che sto utilizzando per ora, perché ho migliorato tantissimo i miei capelli. I miei capelli, diciamo che sono sempre stati decolorati, quindi non sono sempre stati perfetti, sono spesso stati crespi, a volte sembravano paglia, ed è stato difficile trovare dei prodotti giusti. Però quando ho iniziato ad utilizzare i prodotti di crochet per i capelli, tutto è svanito, cioè praticamente adesso sono dei capelli molto molto belli. Sono fiera dei miei capelli, sono fiera soprattutto dei prodotti che utilizzo, quindi se volete un video su i prodotti capelli che utilizzo, fatemelo sapere. Questo video penso che sarà un video molto chiacchiericcio, cioè facevo prima a dire parliamo di qualcosa, quindi niente, vabbè, continuo, cerco di finire perché stanno finendo gli acquistini. Allora, ho preso da Bijou Brigitte questi orecchini, che non so se si vedono bene. Non metti a fuoco. Allora, sono degli orecchini multicolor che io adoro. Non vedo l'ora di indossare. Mi piacciono un sacco. E poi ho preso. Vediamo. Se vedete quello che c'è attorno a me, penso che è scoppiata una bomba, c'è di tutto. Vediamo cosa manca. Ok, stiamo arrivando al termine, ragazze, ce la possiamo fare. Allora, quindi un altro acquisto che ho fatto, che però non ho più la carta perché già l'ho buttata, sono questi orecchini a forma di cuore che ho preso da Zwicky. Sono molto molto carini, mi piacciono a forma di cuore. Poi altri acquisti di borse, ho preso su Shein questo marsupio rosa, che ho comprato a inizio estate. L'ho utilizzato tantissimo e sto continuando ad utilizzarlo perché mi trovo davvero bene. È stracomodo, c'entrano tantissime cose. Adoro, super consigliato, 5 euro su Shein. Un altro acquisto sempre di borse, perché ovviamente gli acquisti di borse sono costantemente sempre presenti. Allora, ho preso su Alviero Rodriguez questa borsa che sto amando tantissimo. Alla tracolla, però io l'ho accorciata perché è troppo lunga, e l'ho fatta così, una borsa da spalla, borsa a spalla praticamente. È bellissima, con la scritta qui. Ci entrano tantissime cose, se volete vi faccio anche un video con cosa c'entra dentro la borsa, direi, non è basta.
niente, io mi diverto, spero veramente di farvi ridere perché ho da sempre voluto fare video, però mi mancava sempre un po' il coraggio, ecco adesso ho iniziato e chissà, magari continuo e tutto va bene, vi piacciono e magari diventiamo sempre di più in questa community, niente, speriamo, io parlo tanto. Comincerete a capirmi, a conoscermi perché parlo tanto. Quando mi prendo di confidenza parlo tanto. Quindi già con questi pochi iscritti che ci sono, ho conosciuto tantissime ragazze che mi seguono anche su Instagram. Anzi, se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi. Vi lascio qui l'immagine con il mio nome e con la foto che trovate. C'è anche un costume che ho preso da The Zenis, che però in questo momento non ho con me. Vi faccio casomai, vi lascio la foto qui, vi faccio vedere i pezzi che ho preso, del pezzo di sopra e del pezzo di sotto, ve li lascio qui, vediamo se riesco a inserirli con le immagini. E poi oggi è arrivato un pacco da Camomilla. Niente, c'erano le spedizioni gratuite durante il periodo di Ferragosto e io ho detto vabbè dai, facciamo un acquisto, anche un acquisto semplice, infatti ho speso 7€ e ho preso rullo di tamburi, se non è una borsa, è una pochette. Ovviamente, non può mancare con la mia collezione di pochette, non poteva mancare un'altra pochette che poi strautilizzerò, penso, nella borsa perché è bellissima. Allora, è arrivata super incelofanata, io già l'avevo aperta perché ovviamente non riuscivo ad aspettare, volevo vederla. È questa qui, guardate che carina, tutta rosa, fucsia, bellina. Perché l'ho presa? Perché praticamente ha due tasche, cioè non è tanto grande, come misura media, ha due cerniere molto capienti. Io ho pensato di fare in una tasca, dato che io sempre cammino con due pochette, due o tre pochette nella borsa, ho pensato di fare che magari in una taschina metto delle cose tipo di emergenza, non so, tipo cerotti, medicinali, cose così. E magari nell'altra metto i trucchi che mi porto durante la giornata, se appunto per fare qualche ritocco o qualcosa. E mi piace tantissimo questa tasca perché ha anche questa taschina interna, molto comoda per metterci, non so, fazzoletti, un temperino, non lo so, qualcosa, molto molto carina. E in omaggio, con un acquisto, qualsiasi acquisto, c'era una mascherina super personalizzata perché camomilla. Diciamo il leopardato è molto di camomilla e mi è arrivata questa mascherina. Allora, diciamo che ormai ci saltiamo anche appunto con la carineria delle mascherine, ormai è diventato un accessorio che portiamo sempre con noi, che obbligatoriamente dobbiamo tenere per la nostra sicurezza perché il periodo è quello che è. E quindi perché non avere magari delle mascherine personalizzate carine, ormai le abbiamo tutti personalizzate. E niente, questa era in omaggio, quindi l'ho presa, mi è arrivata con la scrittina, quindi l'etichetta camomilla, molto carina, mi sa come metterla sinceramente, però è molto carina, guardate, cerchiamo di sdrammatizzare così con le mascherine. E niente, quindi questa era in omaggio, mi sembra non ci sia nient'altro. C'erano delle ciglia magnetiche, delle ciglia finte magnetiche, che però in questo momento non ho portato di mano. Vabbè, avete presente le ciglia finte magnetiche? Non sono riuscita ancora ad applicarle, non so neanche se ci riuscirò mai perché non ho mai applicato ciglia finte, quindi le ho prese così per provare, dato perché ho detto sono magnetiche, proviamo, magari sono facili da applicare, invece non ci sono riuscita, quindi se avete consigli su come applicare le ciglia finte magnetiche fatemelo sapere. Sto parlando tanto, spero veramente questo video durerà una vita, farò dei tagli, velocizzerò qualcosa perché sta durando una vita, non so neanche da quando ho iniziato a registrare, quindi non lo voglio sapere, vedrò nel montaggio. Allora vi faccio vedere una cosa che ho personalizzato io. Allora, ultimamente ho comprato una cover rosa, semplice, in silicone, però io volevo personalizzarla. Tra l'altro sto anche aspettando un pacco da AliExpress con una cover molto molto sobria, molto molto sobria, fidatevi, sobrissima, di Hello Kitty, molto bellina. Poi ve la faccio vedere, sicuramente la terrò sempre perché ha anche la dragollina. E niente, quindi ho personalizzato questa cover che ho comprato, rosa, semplice, che però non è più semplice perché l'ho personalizzata con degli adesivi che ho preso sempre dai cinesi, perché i cinesi hanno tutto, e l'ho personalizzata così. Allora, qui non rende tantissimo secondo me, perché c'è troppo, la luce è troppo, va bene, ho messo tutti questi brillantini, spero durino, non si stacchino.
Mi ricordo, non so, le cover, i telefoni, quelli degli anni 2000, quando tutte attaccavamo, io sono del 95, quando tutte attaccavamo questi adesivi sulle cover, sui telefoni, neanche le cover, perché le applicavamo proprio sui telefoni, in quanto non c'erano le cover per i telefoni che utilizzavamo nel 2000, 2008-2009, periodo proprio clou di queste personalizzazioni. E niente, quindi ho personalizzato così questa cover, giusto per restare sempre molto sobri, che adesso devo rimettere nel cellulare perché in questo momento non c'è cover. Niente, quindi penso che il video sia finito, non mi sono dimenticata niente, spero. Più che altro le cose più importanti e più carine ve le ho fatte vedere. Spero vi sia piaciuto, lasciate un... Vediamo. Io direi di farmi sapere. Chi ha seguito il video fino alla fine, lasciare una faccina, un emoji, qualcosa, magari con il simbolo della borsa. Lo metto qui, con il simbolo della borsa, perché è il simbolo, ecco, della giornata, del video. Io spero davvero, non duri tantissimo, perché ci tengo che tutte le vediate, che vediate tutti gli acquisti. Quindi spero di non essermi dilungata troppo. In ogni caso vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio se avete avuto pazienza di ascoltarmi con le orecchiette. Vi saluto, ci vediamo sicuramente non domani ma dopodomani con un altro video super carino che mi avete richiesto. Se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando carico un nuovo video. Vi mando un grande bacio, ci vediamo dopodomani, ciao!